paradiso. Allora, come nei video precedenti vi avevo mostrato la suddetta, che adesso vedrete in sovrappressione un po' più grande perché da lì a qui non si vede, mi hanno regalato questa zucca da 14,5 kg e finalmente dopo 3 settimane io riuscirò con il mio coltellaccio a tagliarla, affettarla, a tagliarla a tocchetti e a surgelarla. Ma passiamo con ordine al bestione e andiamo a tagliare. Allora, oltre al coltello, vi occorrerà una bilancia per pesare la zucca per fare le porzioni, dei sacchetti gelo, questi io uso questi grandi, ma potete usare anche quelli medi. Poi un pela patate e pela verdure, perché se la buccia, da come sento al tatto, è sottile, con il pela patate ci si può aiutare per la pulizia. Un coltello più piccolo per appunto togliere la buccia in eccesso. Ma andiamo con ordine. Allora, seguendo la linea della zucca, la forza bruta adesso cercate di arrivare all'esterno. Ho bisogno di una mano, quindi subentrerà mio marito ad aiutarmi a reggere il bestio, che altrimenti non riuscirò mai a spaccarlo in due. La beltà, guardate che bella questa zucca, ma che profumo che fa! Allora, adesso prendiamola una parte, una la spostiamo. Allora, con l'aiuto di un cucchiaio enorme e una ciotola, cerchiamo piano piano di svuotare tutto lì dentro, perché qui dentro ci sono i semi di zucca. Volendo, poi potete lavarli e metterli a farli essiccare sulla carta forno all'interno del forno a 90-100 gradi e poi ovviamente salarli e mangiarli come se fossero snack. Vedete? Quindi adesso io devo pulire tutto il di dentro. Adesso do una pulita, poi i filamenti li tagliamo dopo col coltello. Allora, io di solito taglio la zucca, anche se questa è enorme, seguendo la forma della stessa, quindi tagliandola a fette. Una volta che l'avete svuotata, andate a tagliare a fette la zucca. Adesso taglio tutta la zucca in fette così e procediamo con la pulizia e il tagliare e metterlo nel surgelatore. Allora, qui abbiamo tutta la zucca tagliata a fette, almeno la metà della zucca stessa. Adesso prendete una fetta, vedete, qui praticamente la buccia è molto molto sottile, quindi probabilmente riusciremo a pulirla anche con il pela verdure. Qualora non riuscissimo, subentriamo con il coltello, però fate sempre attenzione perché comunque il pela verdura è molto affilato e tagliente. Grazie.
andate di coltello. Io procedo a tocchetti, però magari poi vi farò vedere anche come procedere tagliandola a fette. Allora, quindi o la surgelate così, oppure, che è un po' più lavorato, la tagliate a tocchetti. Quindi sono tocchetti di queste dimensioni. Con l'ultima metà della zucca da 14,5 kg. Ragazzi, finalmente abbiamo finito di tagliare questa zucca megagalattica da 14,5 kg. Vi lascerò in sovrappressione quanto sono pesati gli scarti e quanto è tutto questo popò di zucca affettato sia a cubotti che a fettine, e una parte l'ho lasciata intera, ragazzi, perché non ne potevo più di affettare come un macchinario impazzito. Io spero che questo video vi sia piaciuto e interessato. Ovviamente, come sapete sempre, io affetto in questo modo, ma voi potete affettare come meglio credete e come meglio vi piace. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, vi rimando al prossimo, vi do un grande bacio e vi ringrazio di aver guardato questo video di come pulire e surgelare una zucca da 14,5 kg. Ciao! Allora, all'interno del pozzetto qui ho la zucca precedente, che ovviamente era di ottobre, ma sta ancora surgelata. Adesso faccio un pochino di spazio, però su questo lato qui, perché qui è tutto il lato verdure, andrò ad ammettere tutte le buste, di zucca che appunto abbiamo, appena adesso terminato di, tagliare. Quindi adesso lo vedete così, senza la carica delle 101 buste della zucca, e poi vi faccio vedere invece come sarà dopo che avrò inserito le 101 buste della zucca. Oh, ecco il congelatore ricco di ogni ben di Dio di zucca. Praticamente l'invasione della zucca è stata effettuata. Mitico, adesso le faccio surgelare tutte e poi le sposto, perché ovviamente mi copre tutta la visuale, non so più che cosa ci sta sotto, quindi le devo piano piano poi le sposto. Comunque, questo è tutto il lavoro di questa mattina.